Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Grid 2. L'ultima volta avevamo deciso di fare le autosfide, per cui iniziamo. Scegliamo una bella Audi Roadster senza cappotta perché c'ho i soldi e posso farlo. Ok. Allora, il nostro obiettivo è completare un giro intero del percorso in quel determinato lasso di tempo, ovvero 2 minuti e 15. Per cui sarà una gara molto breve. Si spera, se riuscissimo a fare il primo tentativo. Quindi immagino che non siano necessari i tagli. Attenzione, Malpelo ragazzi, al pelo. Nixon, non lo so perché mi suona molto familiare. Curva sulla sinistra, attenzione, perde aderenza, una S, curva destra, ah, piccola toccatina, curva sulla sinistra, rettilineo. Seguito da una curva destra, purtroppo ha laggato, non so perché. Parte in salita dove perdiamo velocità. In sgommata, sì, semmai in salita sgomma macello. Ok, siamo, immagino, in Giappone, o giù di lì perché i cartelli sono in giapponese. Ah, questa qua è quella dell'ultima volta, mi ricordo che ho sclerato per nulla. Oh, ahia. Ah sì, abbiamo perso un po' di carrozzeria, ma non fa nulla, almeno siamo più leggeri, andiamo più veloci. Fidatevi, sono un professionista. Bella curva, grazie. Per chiudere i 199 km orari. Ora dovremmo usare per il secondo turno una Chevrolet Cruise Car da rally. Boh. Speriamo che non vada troppo in giro. Gente che entra nella porta. Bella curva. 1 minuto 19, va molto veloce questa gara allora. Questa macchina ci sta, non scappa. Fuochi d'artificio per onorare la nostra presenza qui, perché mica tutti possono. Non l'ho visto. Siamo a un terzo del tracciato. A volte è un po' difficile capire com'è la pista, cioè. Boh. Easy. Easy. Secondo tempo dell'altra sfida useremo una Chevrolet, una Camaro. Mi consigliano di derapare. Vedremo. Vabbè, certo, va bene. Per stavolta facciamo la WSR. Facciamo questa gara qua. Aderenza 4x4 preferisco sinceramente, non mi piacciono le macchine che scappano. Ah sì, solamente in due. Lorenzo Vela. Aia, è già che mi tocchi? Ma allora sto percorso, cioè, è una cosa ricorrente, no? È così incredibile. Mi sembra di averlo fatto già chissà quante volte. Bene, toccatina tattica ci sta per toccaferro, no? Per porta fortuna. Ecco. La roccia però no, non porta fortuna, quindi evitiamola. Ah, sì? Mi sta attaccando. Ah, l'ho tenuta. Vabbè,
Vabbè dai, siamo solo a metà gara. C'è ancora tempo. Ok, ho preso un pochino di distacco, che tanto appena fallirò qualcosa recupererà. Questa l'ha affrontata meglio lui, infatti mi ha recuperato un po' di terreno. Ovviamente essendo 4x4 derapa poco e c'è più aderenza, quindi magari perde anche più tempo, però si vince. Con Makoto Nakano, che oltretutto è una bella macchina, devo dire. Pensati, che precisione, in realtà era metà precisione, metà culo. Questo qua Suga, o era l'altro che era forte? E là. Vabbè, non è che può andarmi sempre bene, eh. Hashtag peli. Questa cosa è un po' larghina. Questa ci sta. Questa ci sta. Sì, dai. Onesto, onesto. Ok. Finita. Seconda vittoria. Questo qua di fianco a me mi sa di professionista. Nella macchina, innanzitutto. Detto fatto. Aia. Porca miseria, oh. Sto strunzio che mi butta all'esterno. Questo qua è bastardo. Madonna mia. Che mi tocca sempre dal culo, e poi perdo aderenza, inizio ad andare ovunque. C'ho la ruota un po' distrutta, un po' piegata, quindi non importa, ormai questa curva ho imparato a farlo a tutta velocità. Ai 200 all'ora. Madonna. L'anteriore destro è rovinato. Ok. La macchina è leggermente distrutta, però non importa. Guardate, 3 milioni di fan. Spero che questo episodio vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao.